Giampaolo Pans, La Stampa, 11 ottobre 1963. Scrivo da un paese che non esiste più, spazzato in pochi istanti da una gigantesca valanga d'acqua, massi e terra piombata dalla diga del Vajont. Circa 3.000 persone vengono date per morte o per disperse, senza speranza. Sino a questa sera erano stati recuperati 130 cadaveri. I feriti ricoverati a Belluna, da Oronzo e a Pieve sono quasi 200. Un tratto dell'alta valle del Piave, lungo circa 5 chilometri, ha cambiato volto e oggi ricorda allucinanti paesaggi lunari. Due strade statali e una ferrovia sono state distrutte. Pascoli, campi e boschi sono stati ricoperti di pietre e fango. È una tragedia di proporzioni immani. Dal terremoto di Messina non si era più visto in Italia nulla di così orrendo. Tutto è accaduto in meno di 10 minuti. Lungarone è un piccolo comune della vallata del Piave, a 20 chilometri da Belluno. Sino a ieri contava oltre 4.500 abitanti. Lo sovrastava una diga della Società Adriatica di Elettricità, SADE, finita di costruire nel 1960, alta 261 metri, a doppia armatura, la più alta nel suo genere in Italia e una delle più alte del mondo. Il bacino raccoglieva e raccoglie, perché è rimasto intatto, le acque del torrente Vajont, un affluente di sinistra del fiume Piave. «Una diga nata sfortunata», diceva oggi uno degli scampati alla sciagura, «perché si trova sotto un monte che si sfalda facilmente». Secondo voci raccolte a Belluno, pare che si fosse progettato di costruirla già attorno al 1925. Poi i lavori erano stati sospesi, perché sembra che i tecnici avessero il timore che i monti Toc e Duranno, che dominano il torrente, potessero crollare. Con la voce di Francesco Gusmitta, un attore e amico, per interpretare alcuni dei pezzi che poi sono passati, articoli che sono passati alla storia nel raccontare quel dramma del 9 ottobre 63, il Vajont. Qui stasera lo stiamo ricordando, un po' tutte le emittenti del nostro gruppo in queste ore proporranno, e così faremo anche noi in questa puntata speciale di Ring, questa sera subito dopo la persona che tra poco vi presenterò. Stiamo riproponendo, dicevo, il documentario che abbiamo realizzato per ricordare questa tragedia. Un documentario, sono 61 anni da quella notte e 12 mesi fa, ricorderete, il capo dello Stato Sergio Mattarella è andato al Vajont, è andato alla diga, è andato al cimitero di Fortogna, è stato un momento particolarmente toccante. Vi dico subito che faccio fatica a dare del lei ad Arnaldo Olivier, ma questo imporrebbe tutto il rispetto che io ho per lui. Buonasera Arnaldo, grazie per buonasera, essere con noi. Direttore, buonasera. Mi fa un piacere immenso. Abbiamo detto e deciso che ci diamo del tu. Del tu, manchiamo di rispetto. Quindi. È stato particolarmente emozionante anche averti l'anno scorso, poi ti rivedremo, l'ho detto anche già nel documentario che trasmetteremo più avanti. Innanzitutto, come stai? Io sto bene. Quando si parla di Vajont, certamente nella mente arriva sempre quel ricordo che giustamente bisogna sterfarlo, non lo so, non posso tenerlo dentro, anche perché sono stato 35 anni senza parlare di Vajont, quindi adesso il peso che avevo in corpo lo devo per forza. Questo ce lo racconti sempre e ogni volta facciamo fatica a credere, no? Come mai per 35 anni tu, come tanti altri, non avete parlato? Qualcuno dice che è un post traumatico, che dallo shock, non lo so, perché nessuno di noi, però, io avevo anche degli amici che abbiamo fatto, non so, le scolaresche insieme, abbiamo fatto la gioventù. Lui aveva qualcuno, ecco per esempio il presidente, che adesso non c'è più, dell'associazione Vajont, il futuro della memoria, aveva perso il papà, la mamma, il fratello, e abbiamo sempre stati insieme, non abbiamo mai parlato del Vajont. Ma non solo noi come superstiti, anche le stesse istituzioni penso non avessero mai, perché c'è stato quel famoso Paolini che ha dato il via a tutto, esatto. Che ha dato.
Quindi era un, non so, era andata nell'oblio senza pensare il perché e il per come. Quindi è stato difficile. Magari... C'era un blocco in tutti voi, in, no? In qualche maniera. Sì, certamente. Mm. Senti, ci racconti quella notte? Quella notte sì. È un mercoledì? Era un mercoledì come oggi. Perché, esatto, come perché stasera, quando siamo sentiti al telefono fa, ah sì, mercoledì, mercoledì proprio come mercoledì, quella notte, no? Di 61 anni fa proprio, io avevo 17 anni, ero un giovane, certamente piaceva lo sport, quindi quella sera in TV c'era quella famosa partita Real Madrid contro Rangers Glasgow e quindi eravamo al bar, uno di unici, i due bar che erano al paese, dove l'acqua poi l'ha sfiorato quel paese. Invece la parte bassa dove ero con la mia casa è stata invasa. E là sul 2 o il 3-0 del Real Madrid, che poi vincerà per 6-0, no, questa semifinale di Coppa, qualcosa mi ha detto di andare a casa, cioè, non so, il presagio, non lo so, io mi sono alzato, sono stato anche deriso da, sì, dagli amici. Perché non si no? può, non si può. Molli così all'improvviso. E poi io vado via. Ed è stato un bene. Vado e mi ricordo sempre che si vedevano le luci della Longarone, è stata l'ultima volta che ho visto la Longarone vecchia. Sono andato a casa, quindi ho fatto quello che si deve per andare a letto. Arrivo in camera e non ho fatto tempo neanche di tirar giù le coperte, che un boato, è andata via la luce, poi c'è stato un boato che ancora adesso mi porto addosso, perché se sento un rumore di notte non posso stare a letto, devo andare a accertarmi cosa sta succedendo. Quindi il rumore, non solo se me lo chiedi, ma anche se lo chiedi a tutti i superstiti, cosa ti dice. C'è un rumore che è qualcosa, rumore che una roba impressionante, non si può descrivere. Era un urlo, era un, non lo so, non so, un graffio, come centinaia di bombe, come qualcosa, non lo so. Centinaia perché, di bombe? Ma penso di sì, come che fosse il cielo caduto sulla terra, insomma. E quindi io cerco di fare un passo, sento la mamma dall'altra parte della casa chiamare aiuto, il terremoto, perché avevamo la fobia del terremoto. In tutti quei 3 anni, dal 57, mettiamo dal 60 quando è cominciata l'acqua a salire nel bacino, fino al 63 c'erano sempre questi boati tutti gli anni. Quindi non era il terremoto, era l'acqua che stava andando nell'interno della frana, asportava, e quindi erano questi boati sotterranei che insieme con gli alberi che si inclinavano e e l'acqua che si sporcava, c'erano tutti i segnali che c'era qualcosa che non andava. Quindi l'acqua si sporcava? Sì, c'era, lo diceva anche il famoso, come si chiama, l'attore Marco Paolini, no? Erano tre segnali molto importanti che anche un profano poteva vedere, cioè gli alberi che si inclinavano, questi boati sotterranei che erano il distaccamento, secondo me, di qualcosa all'interno della frana, e poi l'acqua che si sporcava. Quindi io non ho fatto un tempo di fare qualche passo, invece mi sono sentito l'acqua che mi ha preso e mi ha portato fino al piano terra, e là ho cominciato, non lo so se girare, insomma l'acqua mi spostava, mi portava, mi faceva andare su e giù sbattendomi, e non ho perso i sensi logicamente perché non sarei qua a raccontarlo. Mi pensavo sempre qualcosa che arrivava dall'alto, come una specie di cataclisma. E pensavo a... Cioè tu eri stato sballottato dall'acqua comunque, sì, dall'acqua, sei stato dall'acqua, sballottato dall'acqua. Che mi buttava di qua e di là, non lo so neanche cioè tu dove. Pensavi che fosse una precipitazione? Dell'acqua. Beh, d'altronde l'acqua arrivava dall'alto, Tu beh, dove sì. abitavi allora? Io abitavo sulla parte bassa del paese di Codissago. Codissago. Dove l'acqua, quando l'acqua è uscita dalla valle del Vajont, e nella sua ha portato via i paesi Vajont, Ribalta, Longarone, e si è unita anche a quella che è uscita e è andata verso nord, andando su verso il Cadore per 4 chilometri. Quindi è arrivata su nel nostro paese, ha portato via una decina di case e poi una trentina sono state sommerse, insomma erano semidistrutte come la mia, non è caduta, perché avevo altre case davanti che purtroppo hanno attutito l'impatto sulla vostra. E quindi l'acqua è entrata solo, ha cominciato a girare, portare via quello che trovava e poi defluire. Quindi questa è stata, io la penso così, perché poi quando... mi alzavo dicevo oddio qua adesso sono morto, dicevo, no? L'acqua ha cominciato a defluire e fortunatamente mi ha sbattuto contro qualcosa che era rimasto in piedi, cioè una parete sarà stato, e sono fermato, quindi l'acqua, e in quel momento che mi fermavo qualcosa mi arrivava addosso, poteva essere un albero, un detrito qualunque, invece era la mamma, e quindi l'ho presa
e l'ho tirata qua e l'acqua è passata e quindi noi siamo rimasti là. Certamente col fango e i detriti fino alle spalle. Vi siete salvati tutti e due, no? Ma la fortuna grande è stata che il papà, siccome ci portavano le candele al posto delle torce in mancanza di energia elettrica, ha perso il tempo necessario per venire giù, quindi è stato fortunato lui e fortunati noi. Perché papà lavorava... No, era già andato in pensione, lavorava giù nella cartiera proprio sotto la diga, dove sono morti 30 persone quella notte là. E portava le candele a chi allora? No, portavano le candele in camera, perché in mancanza di energia elettrica certo. Accendevano quelle, quindi ha acceso la candela, è venuto giù nella tromba delle scale, nell'acqua, e chiamavo aiuto io, e lui mi ha trovato dov'ero, e ha cominciato a tirar via i detriti, e quindi abbiamo tirato su la mamma, che non dava forse neanche più segni di vita, l'abbiamo portata su, mentre lui la puliva dal sangue, l'abbiamo portata su in camera, no? E quindi la puliva dal sangue e dai detriti, io ho preso un paio di pantaloni, perché siamo rimasti denudati, e sono tornato giù, e ho trovato uno spiraglio che l'acqua prima aveva spaccato la casa, e sono uscito, e ho cominciato a tastare, dicevano che era la luna, io non l'ho vista la luna. C'erano montagne di detriti, erano le case e tutti gli alberi che erano nella cartiera, c'era una cartiera di Verona sotto, quindi facevano la carta, quei tronchi sono arrivati tutti nel nostro paese. Quindi, proiettati. Proiettati come dei proiettili proprio. Quindi ma non ce l'ha fatta. No, ce l'ha fatta poi. Quindi arrivo, chiamo aiuto. Aiuto a scavare. Quindi era un'impressione, una paura tua di bambino che la mamma non ce l'avesse fatta in quel momento. Sì, io non avevo più parlare, respirare, io non l'ho lasciata al papà. Invece poi si è ripresa. Sì, perché poi sta signora che da un'altra parte della casa ha sentito chiamare aiuto, lei non era stata invasa la casa sua, e quindi ha detto se siete vivi venite qua. Quindi sono ritornato e una alla volta, gli ho vista la mamma che si era ripresa, ho preso i genitori e li ho portati su questa casa. Facendo una cinquantina di metri, ma era come aver fatto chilometri. Perché scavalcare i detriti, l'acqua e poi... E mi sentivo come un leone, insomma. Portati là invece poi dopo io sono... Crollato emotivamente. Al momento, no? Quindi la signora brava, i familiari a darci i primi aiuti, ma non c'era niente da fare. Verso, non lo so, io dico sempre un paio d'ore dopo, invece arrivano gli aiuti che arrivavano dal Cadore, che avevano la possibilità... di arrivare prima, perché da Belluno era impossibile. Certo. Erano gli alpini. Cioè da giù a salire era impossibile, no? Da Belluno arrivare a Longarone era impossibile, invece dal Cadore veniva di giù. Quindi loro avevano attraversato il Piave, c'era questo tenente medico con alcuni di questi soldati, infermieri penso, e là ci hanno dato proprio i primi aiuti veramente. E hanno detto... Ma senti Arnaldo, ma neanche in famiglia ne avete più parlato? Cioè dicevi un po' per 30 anni? No, era la mamma che gridava sempre, io sono stato miracolato. E poi mi diceva sempre una cosa, che siccome quando sentiamo questi disastri in giro, ma noi sicuramente non avremo più disastri, perché l'abbiamo avuto già. Peggio di quello non abbiamo, era quello il discorso. E quella sera là, insomma, ci siamo stati là, hanno detto, guardate che voi potete tirare la mattina e noi andiamo a vedere chi sta peggio di voi. Quindi alla mattina sono arrivati gli elicotteri, hanno portati di là del Piave e sono portato ad Auronzo di Cadore, che era il punto più distante, ma gli altri ospedali erano tutti strapieni di feriti gravi, gravissimi. Da là ho fatto la mia degenza. Quando sono uscito, ecco, basta, io non ho più parlato del Vajon fino al 1998, 35 anni, quando Longarone ha fatto la prima commemorazione e il primo incontro dei soccorritori. Era l'11 settembre. Da là era arrivata. Deve essere stato qualcosa. Io non sono stato capace di, come adesso, magari parlare davanti alla televisione, e quindi mi hanno detto di scrivere, farmi una relazione. Ho fatto quella, era la mia testimonianza. Quella. Poi ho cominciato a informarmi, c'erano ancora dei superstiti, di qualcuno che aveva lavorato in diga, e poi sono stato così. Ho voluto anch'io dare la mia testimonianza, e con la Proloco di Longarone è stato creato un gruppo Informatori della Memoria, perché dal 97 in poi, quando Paolini ha fatto quella orazione civile, logicamente la gente ha cominciato a venire, quindi era giusto trasmettere e condividere con gli altri. Ecco, diceva proprio Paolini che le storie non esistono se non c'è qualcuno che le racconta, esatto. No? Quindi raccontarle nel giusto, e specialmente raccontarle ai giovani, perché un domani avranno ruoli importanti nella vita, e quindi sapere cosa si fa di bene o di male, e capire che i nostri limiti sono, non dobbiamo sorpassarli come hanno fatto 61 anni fa. E da là in poi ho cominciato a dare, e io
dico sempre, mi pare sempre di mandare fuori un peso che ho tenuto dentro per tanti anni, quindi cerco di dare la mia testimonianza come... E sei stato un testimone della storia, non so, anche questi anni, no? Cioè, tu hai raccontato, sì, ho cercato il Vajont di raccontare ai giovani, sì, no, al museo, sì, dov'è che no, ricordo bene? Sì, c'è anche il museo di Longarone, il museo, esatto, Attimi di Storia, che è il museo che racconta... Quindi e incontri i ragazzi? Io sì. Cosa dice questi ragazzi? Tante volte ho raccontato che la storia ai giovani all'asilo, che purtroppo no, ma perché dico sempre che noi abbiamo un ricordo e una memoria. Io dico che il ricordo è mio personale e non devo dimenticarlo, ma è ricordare per non dimenticare. Però c'è la memoria che dobbiamo portare avanti. La memoria si dice che sia è un presente che non passerà mai. E quindi certamente bisogna raccontare e fare memoria, perché qualcuno possa, non tutti magari, ma qualcuno apprendere che un domani giustamente bisogna andare a passo con la natura, non far come hanno fatto 61 anni fa, che la natura è stata messa sotto i piedi e la sacralità della vita è stata proprio sopraffatta. Quindi bisogna avere il coraggio di fare le cose, perché il progresso non si può fermare, però certamente con le dovute maniere e con l'aiuto anche della natura, che noi la cerchiamo sempre di sopraffarla, cioè di cercare di violentarla, e poi sappiamo che la natura si vendica e succedono queste cose. Voglio farvi sentire, io ascolterei Arnaldo Oliviero, lo dico tutti gli anni, per ore e ore. Grazie Tony, sentiamo alcuni altri sopravvissuti, poi se riusciamo vi farò, abbiamo tantissime cose, però insomma a me piace ascoltare Arnaldo e approfittarlo, perché non ci vediamo da qualche anno a proposito, sì, quindi, e credo che sia molto importante la sua testimonianza, e mi piacerebbe farvi vedere anche alcuni soccorritori tra gli alpini che noi abbiamo incrociato in questi anni, poi più tardi, vediamo se riusciamo a farla ascoltare qui, altre testimonianze, altre voci, vediamo. Ho visto l'onda arrivare, ero in finestra che guardavo, ho visto l'onda arrivare, ho visto l'acqua alzarsi, nel mio paese l'acqua era due metri, oltre i due metri, e ho sentito gli amici che le ultime case che gridavano aiuto, dopo il silenzio la casa non c'era più. I bambini di 60 anni fa oggi sono donne e uomini sopravvissuti, soprattutto al dolore. È stato veramente brutto, brutto, perché trovarmi là, ragazzo, e vedere tutte quelle cose che non si dovevano vedere. Luciana Celso quella sera si trovava a Conegliano, dove si era appena trasferita dopo il matrimonio. A Longarone perse tutta la famiglia, compreso il fratello Guglielmo, all'epoca sindaco della cittadina. È stato duro, toccante, tanto, che ha segnato la vita. Lei ha perso suo fratello e altri familiari? Immagino. Papà, la mamma, mia cognata con un bambino di un anno e mezzo, aspettava il secondo bambino. E io sono rimasta sola, non ho nessun parente, avevo solo loro. Guerino Dolce arriva invece da Mel, sul Vajont ha perso il Papa Guido, era operaio in diga per conto della ditta Monti. Lui lavora il martedì pomeriggio, il mercoledì tutto il giorno, il giovedì mattina mia mamma mi fa: Rino, guarda che è scoppiata la diga. E ho detto: bene, perché papà è di sopra. Io mio padre non l'ho più visto. E poi ci sono i soccorritori, una generazione di ventenni, quasi tutti alpini, militari di leva Belluno. Ci trovavamo davanti a quella situazione orribile. Il primo che ci ha colpito è il cimitero di Longarone e le rotaie del treno. E lì ci ha messo lì a tirare sui morti, è una cosa da non dimenticare. Non potremo mai dimenticare. Avevano bisogno di uomini e siamo corsi qua a trovare qualche anima viva. Lei con questa picozza si è, sì, dato da fare. Per quanti giorni ha operato? Per 8 giorni. E dopo non ce la facevo più. Siamo arrivati al mattino a meno un quarto, 5:30 penso. Verso le 6:15 ha cominciato a schiarire, perché c'era una leggera nebbia e un silenzio di tomba. 40 giorni ho fatto anch'io qua, dietro morti, e dopo un 15-20 giorni c'erano delle pozzanghere
di acqua che si asciugava e vedevi che avanzava su un gomito oppure un ginocchio, e ora andavamo là a prendere, tiriamo fuori e da accatastare i morti così, insomma. I morti scavavamo, i morti in letto, marito però e moglie. Io ho visto quelli che erano in letto, nessuno era scomposto, erano neanche accorti, cioè non erano terrorizzati, praticamente erano là, sommeva che stessero dormendo. Cioè in qualche maniera, beh, già in queste testimonianze di Christian Arbeit c'erano moltissimi soccorritori, no? Che poi rivedremo e risentiremo anche nel documentario in onda tra poco al termine di questa nostra chiacchierata, quasi pietrificati come Pompei, cioè quel mostro in un attimo. Sì, ma quelli che erano a letto, ma anche quelli che erano al bar, sì, perché per strada forse pochi, ma è stato un attimo, perché si parla di 4 minuti. Si dice che dalla frana, cioè l'acqua dalla diga, arrivare a Longarone ci è piegato 2 minuti, insomma. Quindi l'onda di 70 metri aveva scavalcato, ha portato via Vaillon, quella piccola frazione sotto, 60 persone, e ha lasciato un buco di 40 metri, un lago di 40 metri, e poi è schizzata su Longarone, quindi non si sono accorti. Quell'onda proprio di piena, no? Che arriva fino a valle, certo. E là si è divisa, insomma. Quindi, ma il brutto è che, non so se posso dirlo, tutto quello che vuoi, Arnaldo, no, lo raccontare, sai. Perché dobbiamo raccontarlo, per forza, queste cose, perché noi siamo i testimoni di questa, chissà, forse non per tanto, magari, ma insomma, finché siamo in vita. Perché è giusto, l'uomo là ha sbagliato perché è andato avanti, oltrepassando quei limiti che è il famoso non più ritorno, doveva, perché si parlava di qualche morto, qualcuno diceva era tutto regolare, al Vaillant era tutto sotto controllo, qualcuno che Dio ce la mandi buona, vediamo le lettere mandate da Biade, sì, a Pancini. Ricordiamo bene. E poi è successo. E poi un'altra cosa importante, quando Pancini ritorna in Italia, che poi si toglierà la vita, perché può darsi che sia stato il senso di colpa, che lui era il capo cantiere, il direttore dei lavori, ma sto Biadene ha fatto sì che, scrivendo alla mattina, torna a casa perché abbiamo bisogno a questo Pancini, che quassù ormai non c'è più niente da fare, e questo il giorno 9 mattina, non so come faceva arrivare in America una lettera, ma insomma, che poi scrive che Dio ce la mandi buona. Il giorno dopo scrive un telegramma, anzi un cablogramma, dicendo che era successo quello che pensavano, quindi l'acqua ha tracimato, Longarone ci sono danni, e io dico sempre Longarone non c'erano danni, non c'era più Longarone. Ah, ecco, bravo, vedi? E poi ha detto, però stop, la diga ha tenuto bene. Non può essere una cosa così. 2000 morti, ha spazzato via storie, tradizioni, usi, costumi, generazioni. E tu dici, però la diga ha tenuto bene. Caspita, che soddisfazione. Non ha né testa né coda, insomma, questo discorso. Quindi ecco che ha fatto innervosire tantissimo i sopravvissuti, i superstiti. E quindi noi dobbiamo portare proprio questa memoria, perché senza memoria ci sentiamo persi, perdiamo l'orientamento, perdiamo il senso di noi stessi, no? Perdiamo i visi dei nostri cari. Ecco perché bisogna ricordare per non dimenticare. Perché la memoria, no? C'era quello Saramago, che mi è restato in mente, era uno scrittore poeta portoghese, che diceva che la memoria siamo noi. No, la memoria è quella che abbiamo e le responsabilità è quelle che ci assumiamo. Senza memoria non viviamo e senza le responsabilità non siamo degni di vivere. Quindi ecco che qua torniamo sul discorso delle responsabilità umane. È stato solo, io dico una bella cosa, il nostro vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Mucin, disse nel 64 una cosa molto importante: ci siano o no le responsabilità, però se gli uomini avessero fatto quello che hanno fatto, una diga dove non si poteva fare, Longarone, 2000 morti, tutto quello che è successo non ci sarebbe successo. Certo. Quindi ecco il discorso. Mi ha colpito quando hai detto usi, costumi, tradizioni. Cosa è mancato da quel giorno? Cioè, è stato che vivevi da bambino e non si faceva. Un taglionetto, perché non succedevano più cose. Paesi di montagna, c'era l'umiltà, c'era l'allegria. C'era tutto, quindi in un attimo è stata spaccata la saldatura che teneva unita. Quindi per me il 9 ottobre
è come avanti Cristo e dopo Cristo. Io parlo sempre del prima Vaillant e il dopo Vaillant, quindi c'è stato proprio il taglio netto. E, cioè la vita era allegra, cosa vuol era dire? Allegri, umili, no? C'erano le scuole, a Longarone c'era tutto, era chiamata la piccola Milano, perché c'era tutto, anche se era un paese piccolo di montagna, quindi c'era il mercato, le frazioni vicine erano tutte convogliate a Longarone, c'erano i cinema, insomma c'era tutto, e quindi si viveva bene anche con i problemi che c'erano, perché logicamente, no? Ma certamente quando ho voluto dire lassù vogliamo una diga, perché la diga era la banca dell'acqua, l'hanno fatta perché giustamente per loro era... La gente purtroppo non poteva parlare, perché chi parlava, anche gli stessi tecnici, qualcun tecnico con la firma del ministro è stato portato ad altro incarico, per esempio, e chi parlava troppo veniva anche forse licenziato, quindi era brutto parlare di cose che non si poteva parlare. Oggi parliamo, contestiamo, però forse fanno anche quello, ma in un modo che siamo liberi. Un tempo là non si poteva parlare male. Non c'era quella libertà. Non c'era quella libertà che di... Tra poco vi farò sentire anche le parole di Tina Merlin, un articolo che poi è molto bello anche per diversi aspetti nel suo significato, perché quella sera si pensava che la diga fosse venuta giù, no? Quelle ore. Abbiamo sentito, ha detto è saltata la diga, è saltata la diga. E poi qualche telegiornale ancora adesso, oggi questa dicono, sera. L'anniversario della... Nelle storie, vi faccio sentire... uno dei racconti che sono contenuti nel libro L'acqua non ha memoria di Piero Ruzzante, che l'anno scorso abbiamo presentato, che è particolarmente significativa, un paio diciamo di accenni a diverse storie, ascoltatele in questo estratto. Come mai la SADE proprio il 9 di ottobre decide di istituire dei posti di blocco perché ha paura che ci sarà una spruzzatina d'acqua? Rinaldo Aste viene svegliato nel cuore della notte, lascia la moglie e le due figlie in casa, se ne va a fare il posto di blocco. Quando arriva il crollo del Monte Toc, iniziano ad arrivare i sassi, le ondate di fango misti ad acqua, verrà colpito sulla schiena, però riesce a fuggire all'onda assassina, si gira verso Longarone e vede che l'onda investe Longarone, investe la sua casa, investe le sue figlie, investe sua moglie, e quindi vedrà la fine della sua famiglia e la distruzione di Longarone. Ma per far capire quanto era conosciuto il rischio, ecco, mi piace raccontare la storia di Giobatta Dedea. Giobatta Dedea è un operaio che lavora alla Faesite di Longarone. Alle 18 del 9 di ottobre... È quello che pesca? Di cui ricorrono i 60 anni, è quello che pesca. Cioè va sul lago a pescare, sì. Un lago, è incredibile. Ci sono i pesci, va a pescare. Guardandosi intorno dice, ma non è possibile. Continua a franare, la montagna ormai si sta già muovendo. Torna a casa e dice alla moglie Maria, per favore fammi un favore, scappa e vai verso i tuoi genitori che stanno su a Forno di Zoldo. E avverti il nostro figlio che è giù a Longarone. Nostro figlio Luciano che sta invece a Longarone. La moglie all'ultimo minuto crederà alla paura di suo marito e andrà verso la salvezza, perché il marito aveva il turno di notte alla Faesite. Giobatta si salverà, la Faesite verrà colpita dall'onda, ma in maniera molto parziale. Il figlio Luciano non crede al papà Giobatta, resterà a Longarone, il suo corpo verrà ritrovato ma non in vita, cioè e morirà durante... Delle oltre 1910 vittime subito, no? Diciamo, poi lei racconta anche come i pescatori, no? In sì. Adriatico, alle foci, cioè, abbiano trovato... Pezzi dei corpi, esatto, ovviamente. Purtroppo dobbiamo essere chiari su questo. 1464 sono sepolte a Fortogna, di 181 non si è mai trovato il corpo, poi ci sono 761 salme non identificate, poi ricordo molte vittime, qualcuno lo racconta anche lei, morte di crepacuore e di sofferenza negli anni successivi, perché poi c'è anche questo dato qui, no? Assolutamente sì. Per la sofferenza che ha portato. Ma c'è la storia di, adesso non mi ricordo i nomi, ma di due persone che anziane, circa 70 anni giù di lì, escono
sentono il rumore, perché la cosa è avvenuta così: prima si sente il rumore, si sente come una forma di terremoto. Una grande luce, no? Una grande luce che è la centrale, cioè diciamo la corrente elettrica che va via, poi si sente l'odore di marcio, di acqua, e poi arriva l'onda, il vento e l'onda. E due persone anziane, tutte e due prese dalla paura, si vestono rapidamente, escono, stanno per uscire dalla loro porta della loro casa. La moglie esce un attimo prima, la moglie scompare, non verrà mai più ritrovata. Il marito, che è un passo dietro, avrà solo delle scoriazioni al ginocchio, ma morirà un mese dopo di crepacuore. Storia incredibile. Quanti amici conoscenti hai perso? Ma tantissimi. Gli amici di scuola, gli amici di svago, quando giocavamo, insomma. Quindi adesso per trovarne uno bisogna fare chilometri, perché qualcuno è andato anche all'estero o qualcuno non vuol più ritornare a Longarone. Quindi per cioè noi... le classi dopo il Vajont erano vuote, nel senso che hai perso molti... Eh sì, ormai a Longarone poi non c'è più stata, le scuole medie hanno fatto magari, ma non c'erano più le persone, quelle che conoscevo io, insomma, le ho trovate dopo tanti anni. Per esempio ci sono aneddoti che mi ho sentito quel signore là, che della previsione del presagio, come ho detto io, quel mio che mi ha detto qualcuno andare a casa. Sì. Per esempio, lo diceva sempre prima, finché è morto. Era in casa, la sua casa poi non si è stata trovata neanche più le fondamenta, era lui, la moglie e il bambino appena nato. Sentiva l'uccellino in gabbia che dava segni di pazzia sulla gabbietta, poi l'ha visto cadere morto, ha detto, ho visto anche il sangue che gli usciva dal becco, e ha detto, cosa succede? Ha aperto la porta, ha detto, qua c'è qualcosa che non va, prende moglie e figli e scappa verso la parte alta del paese. Beh, è arrivata l'onda, gli ha tolto la casa. Lui diceva sempre, l'uccellino mi ha salvato la vita. Finché è morto ha detto sempre così. Ma ce ne sono altri, di uno che è del paese, che alle 18 di sera è andato a prendere la figlia che lavorava alla frazione Vajont, quella sotto proprio la diga, e lei gli disse, come mai papà, vieni, perché se no questa sera morirai. L'ha portata a casa e l'ha salvata. La sera prima aveva preso la figlia piccola, mentre stava facendo i compiti, l'ha portata su un muretto fuori casa. Gli ha detto, sali? Ma perché papà? Sali e guarda Longarone, perché questa è l'ultima volta che lo vedrai. Mamma mia. Queste sono cose proprio... E sono vive le due signore ancora che parlo. Ma ce ne sono di aneddoti proprio... Io, per esempio, ero a Piacenza nel febbraio e marzo del 63, perché avevo terminato gli studi, anzi li avevo bloccati, ero andato a fare un corso di formazione a Piacenza. E là ero insieme con tantissime persone di tutta Italia, che poi non le ho più riviste, logicamente. E io dormivo con due romani, e uno di quelli l'ho trovato dopo una quarantina d'anni, e lui pensava che fossi morto. E allora mi ha raccontato che quella sera lui ha avuto una specie di incubo, che io e lui eravamo su un pendio di una montagna, e poi mi dava la mano e mi diceva, Piccio scappa perché l'acqua ci prende, Piccio è piccolino, che l'acqua ci... E io le avevo, alla mattina ho riferito alla moglie questo, e ha detto, guarda però che ho sentito per radio che è saltata la diga del Vajont, e quindi pensavo che fosse morto. Quindi cioè ci sono dei presagi oppure degli avvertimenti che uno dice che magari non può succedere, sono coincidenze però ce ne sono tanti, insomma. Ma non solo, quello del tassista che a Longarone portava gente a Erto quella sera, che nel ritorno ha trovato la strada, che trovava animali che scappavano. Qui gli animali sentono prima di noi, la detto alla moglie, c'è qualcosa che... Quindi ci sono qualcosa che portava a pensare, ma non pensavo certamente a quello che è successo. Quindi ho sentito tante cose, per esempio... Ecco, io l'unica cosa che ricordo è l'odore, perché ho perso l'odorato io. Da quella notte. È quell'odore di fango e di morte, di marciume. Quando sento qualcosa in giro mi ricorda sempre quella sera. Ecco, quella sera. Cioè tu hai perso l'olfatto, ma sì, ho perso quell'odore lo senti ancora? No, ho perso l'olfatto. Io ho il sapore, lo sento, però ho perso l'olfatto, non sento più niente, non sento più nessun odore, nessun profumo.
forse sarò, come si può dire, avrò qualcosa di positivo da una parte e negativo, cioè, dall'altra. Insomma. Senti Arnaldo, tu ti commuovi ancora? Eh sì, e piango anche tante volte. Dopo 61 anni? Sì. Ma si dice che chi piange però non è cosa, però io non cosa, sono capace. Cosa, che non è uomo? Quelle sì, sono tutte scemenze, quelle so. Sono tutte scemenze, lo sai lo bene. So, lo so. Ma anzi, vuol dire che hai un cuore, come? Quindi, ma questo perché? Per quell'immagine, per quello che è accaduto dopo, non per so, il significato, prima, per una rabbia? Non so, perché per 35 anni, io non pensando al Vaionno, ero normale nel senso. Quando ho cominciato invece a ricordarmi e a trasmettere, parlare, ecco che ho cominciato a sentire, io parlo magari, che qualcuno mi dice parli anche troppo, no. sono stato tanti anni senza parlare, si vede. Però magari, ma non solo che sul Vaion, quando magari sento qualcosa in giro sulla televisione di qualcosa di bello o di brutto, per esempio come tante volte quando alle Olimpiadi o ai campionati si sente l'inno d'Italia e non sono capace di fermarmi, o vado via se non mi viene da piangere. Ah, non sono il Vaillant. Quindi è un fatto così. Ma per un'appartenenza o perché è tradito dalle istituzioni allora? È stato per sicuramente. Per oppure per la rabbia? Ma si dice che noi per un... No, la Tina Merlin diceva che era come un fatto di sopravvivenza, che eravamo, accevamo e forse ci commuovevamo. Zitti per sopravvivenza. Per il pudore dei nostri sentimenti, io dico. Ah. Per non farmi, però cerco in tutti i modi di fermarmi, ma non sono capace. Allora, anzi, ricordo su Indiga, nel 40° anniversario, che mi hai intervistato. Non so 50, era il 50, scusa. 11 ecco, anni fa. Perdo che lo che okay, raccontavo, no, non ci vediamo da 11 anni, ecco, questo è grave. E raccontavo la storia del dottor Vianello, che era il pronto soccorso quella mattina, che mi diceva sempre, guarda che tu dicevi sempre, ho salvato la mamma. Dopo, nel 94, sono andato a Uderzo a parlare di Zattieri, e l'ho incontrato, no? E quindi là non c'è stato niente da fare. Quindi, dopo 40 anni, lacrime. È stato qualcosa che non sono stato capace di fermarmi, insomma. Ecco, quindi... Perché parlavi di lui, questa storia? Perché lui mi diceva sempre, guarda che tu sei quello che dicevi sempre, guarda che ho salvato la mamma, mentre mi davano i primi aiuti in ospedale, insomma. E quindi quando l'ho trovato là... Quindi era un orgoglio per te? Sì, allora là, io cerco di fermarmi, ma non sono capace. Perché, ultima cosa che ti chiedo, poi ti lasciamo, ma perché il Vaillant... dal silenzio alla luce di questa grande attenzione e soprattutto è in qualche maniera ipnotico per alcuni, no? Cioè ogni volta che ne parliamo sono tutti fermi, io sono sicuro anche questa sera ad ascoltarti con una grande attenzione, cioè che cos'è secondo te anche nel cuore di chi non l'ha vissuto? Di chi sì, sono 61 anni lo sta ascoltando da te questa sera? Forse il Vaillant ce ne sono tutti i giorni e l'unico responsabile è sempre l'uomo che oltrepassa i confini, i limiti, che non rispetta i propri doveri, i diritti degli altri e quindi si pensa sempre, perché ne vediamo sempre di Vaillant tutti i giorni e si dice sempre speriamo che non succeda più e io dico sempre non succeda più perché? Perché dobbiamo creare una coscienza in ognuno di noi per il rispetto dei limiti, per il rispetto della natura, soprattutto per volerci bene. Ecco, e io dico sempre, guardate che, quando parlo in ultima, dico sempre che la vita viene sempre prima di ogni altra cosa. Cioè, prima la vita e poi magari quello che vogliamo, perché logicamente, come ho detto, dobbiamo andare avanti, progresso, ricerca, ma qualcuno, come 61 anni fa, invece che la ricerca e il progresso hanno messo il profitto a tutti i costi, hanno messo la negligenza, hanno messo l'arroganza, hanno messo la cupidigia, tutto quello che è male l'hanno messo e la sapendo di farlo. Perché sei rimasto lì? Sei rimasto? Ma perché forse i miei genitori
Ecco, usciti dall'ospedale, per esempio, dovevano portarci via perché la nostra casa era inagibile. Non hanno voluto, perché se andavano via non vedevano più il loro paese. Quindi andavamo a mangiare da una parte e dormire dall'altra, fino ad abbiamo trovato un posticino. Quando siamo ritornati nella casa non abbiamo mai parlato di allontanarci. E quindi piano piano era caduta nell'oblio questa storia e nessuno non si parlava più. Ecco che dopo nel ritorno, ma ormai il ritorno era ormai era giusto che io sto ancora nella casa di allora, insomma. Quella colpita. Quella ancora colpita. Quindi no. E quando sento un rumore di notte devo saltare giù dal letto e andare a vedere dove eri, perché quel rumore là è quello che... E poi noi dobbiamo dire che noi abbiamo un grande peso noi su questi, non solo quelli del Vajont, anche di altri disastri, è quello della memoria, esatto. Proprio. È quella della memoria che è una cicatrice indelebile che va anche sulla... Sì, si comporta anche sulla popolazione, quello che diciamo magari, perché potrebbero tenerselo per noi. Ma io non taccio più, insomma, io racconto, dico, e quindi anche sulle generazioni. E c'era che... Un prete che diceva, era di Longarone, era Don Capraro, parlando della ricostruzione per esempio, che era giusto fare case, scuole, però non hanno pensato alla socialità, ed è vero questo. Non siamo più sociali noi adesso. Prima eravamo più, come dicevo prima, umili, allegri, eravamo uniti, ecco, invece diceva un po' dispersi. Proprio, non hanno costruito tutto, ma non hanno costruito la socialità. Ed è vero, perché ancora adesso si può notare questo. Grazie davvero Arnaldo per essere stato con noi. Ringrazio te. Perché ci hai affascinato e fatto anche arrabbiare ovviamente, perché il racconto e il ricordo di quello che è successo è dolorosissimo. E grazie ad Arnaldo Olivier, grazie. Grazie a te. E prima del documentario facciamo sentire un altro pezzo, come raccontava Tina Merlin, che per anni ha raccontato i rischi, i pericoli, quello che stava accadendo, e poi ha dovuto documentare con quello che in quelle ore riusciva a capire il dramma che ancora si doveva scoprire nella sua piena tragicità. Sentiamola. Tina Merlin, L'Unità, 10 ottobre 1963. Sono a Ponte nelle Alpi. La strada è bloccata da agenti della polizia, carabinieri, soldati. Non si passa. Solo le autoambulanze, i mezzi della polizia e dell'esercito possono passare il posto di blocco. Avanzare verso Longarone, il paese di 2000 abitanti sommerso nella notte dalla valanga d'acqua che l'ha investito dopo che la diga sul Vajont ha ceduto. Le notizie giungono incerte, frammentarie e confuse. Rimbalzano nella notte da un crocchio all'altro. Si parla di decine di morti, qualcuno dice centinaia. Una ventata di terrore passata insieme al torrente impietoso, sprigionatosi dalla diga saltata. Venendo verso Ponte nelle Alpi, ho visto alla periferia di Belluno e in altri paesi donne coi bambini in braccio fuggire nella notte, lontano dal Piave, le cui acque, per un raggio di molti chilometri, si sono spaventosamente ingrossate. Anche qui, a Ponte nelle Alpi, molta gente ha abbandonato la casa. È fuggita, perché le acque del Piave hanno raggiunto un'altezza che mette paura.